Ciao amici, bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Oggi proseguiremo un episodio che ho interrotto la scorsa settimana in maniera molto brusca perché credevo davvero di farcela in un episodio singolo, ma invece è stata un po' più dura di previsto. E quindi proseguiamo con il nostro oggetto, ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella per ricevere notifiche sui nuovi episodi. Se poi questi episodi vi sono anche piaciuti, mettete pure un like e condividetelo. Bene, la scorsa settimana eravamo arrivati ad aver assemblato la parte elettronica di questo oggetto che, come abbiamo già visto, da alcuni segni di vita. Ora sembra che si muovano dei LED così a caso, ma stanno facendo un lavoro che si vedrà molto meglio quando avremo completato l'assemblaggio di questo oggetto. Avevamo cominciato a preparare il materiale per l'assemblaggio della parte meccanica e l'avevamo spellicolato. E quindi avevamo cominciato già a vedere i pezzi che erano in gioco e li avevamo già preparati per cominciare a appunto scatolare l'oggetto. Ora qua vediamo i componenti già spellicolati. Ci sono alcuni pezzi di plastica trasparenti che monteremo alla fine. Il primo pezzo, il più interessante, è questo pezzo di plastica che è un po' bombatino. Vabbè, peccato, doveva essere un po' più rettilineo, invece bombato. Vabbè, fa comunque il suo lavoro. Dalle istruzioni ci fanno capire che noi dobbiamo mettergli sopra un adesivo bianco per fare poi l'effetto traslucido dei pixel. È un'etichetta bianca adesiva, ce ne sono due per cui ce n'è una di scorta, e va applicata qua sopra esattamente in modo perpendicolare e preciso. In questo modo. Bene, abbiamo messo la parte adesiva. Sempre le istruzioni che noi abbiamo qua scaricato e che le consultiamo man mano. Vabbè, ci dicono di togliere le varie pellicole e poi di cominciare a inserire sul circuito elettronico tutti i vari pezzettini trasparenti. Quindi questi pezzi di plastica vanno assemblati e inseriti nel circuito nell'unico modo possibile. Ce ne sono due forati e, se vedete, uno ha meno fori e l'altro ha più fori. Perché? Perché questo appoggia direttamente sul circuito e, come vedete, ci sono tutti i componenti montati. Quest'altro si monta e ci sono solo alcuni componenti che fuoriescono. Poi abbiamo questo che va messo qua davanti, che è quello che separa un po' i pixel, e infine abbiamo il vetro frontale. Allora, ci sono delle imperfezioni, andrebbe pulito prima di inserirlo. Ecco, poi puliamo anche di qua. Molto bene. Abbiamo questo panino fatto di tanti elementi plastici. Poi abbiamo ovviamente queste belle vitone lunghe che servono per tenere assieme il tutto. Mettiamo una vite, mettiamone un'altra qua in diagonale, mettiamo un'altra vite ed ultima vite. Allora, mi sono dimenticato un pezzo che non è fondamentale per il funzionamento di questo oggetto. Però è un peccato e lo vado subito a rimettere. Mi sono dimenticato di infilare la batteria. Perché serve una batteria? Eccola, si può infilare così. La infiliamo qua dentro, nel suo porta batterie, e richiudiamo. La batteria serve, è una CR2032 che non è inclusa nel kit. Serve per mantenere memorizzato l'orario anche quando togliete l'alimentazione o dovesse andare via la corrente. Diciamo che è
una batteria per ritenere, fare la ritenuta dell'orario. Avvitiamo. Allora, abbiamo completato l'assemblaggio di tutto il nostro bell'aggeggio, che ora andiamo a pulire e ora andiamo a verificare il funzionamento. Bene ragazzi, ho fatto un po' di ordine, ho fatto un po' più di luminosità appropriata per vedere meglio questo oggetto e vediamolo una volta assemblato come si presenta e che cosa. Ecco, come notate, con questo pezzo di plastica separatore e questo adesivo bianco davanti, l'aspetto è un po' più, si intravedono molto meglio i pixel. E quindi cominciamo a notare che così di default lui sta segnando l'ora 00 due punti 01 e scrolla. E questa è la sua modalità standard operativa. Ci sono qua le istruzioni, ora vediamo un po' che cosa ci propone. Dice di premere a lungo il bottone circolare e per switchare nelle 5 funzioni. Ecco qua, vediamo che fa da tipo analizzatore di spettro. Vediamo, mettendo della musica, che cosa fa. Va bene, allora questa funzione l'abbiamo capita, è quella che utilizza il microfono e quindi fa una sorta di giochi di luce con la musica. Io, intanto che voi ascoltavate, stavo premendo un po' di volte il pulsante che c'è qua dietro per cambiare la tipologia di effetto e faceva alcuni tipi di vari effetti. E quindi abbiamo capito che cosa serve il microfono. Poi, vabbè, c'è un'altra modalità che chiamano Aurora Spectrum, non dipende dal microfono e come vedete fa un disegno un po', diciamo, multicolor e ci fa vedere così un po' un effetto che loro appunto chiamano Aurora. Poi un'altra funzione, teniamo premuto a lungo, c'è questo effetto che lampeggia un LED, non so bene cosa sia. Ah, posso scegliere tutti i LED e definire i colori. Vabbè, insomma, questo non è che sia. Poi c'è il random color e vabbè, fa un po' di colori assortiti. E poi c'è la modalità dell'orario famosa. E ora possiamo entrare nel menu dove ci fa vedere le varie modalità che ha. Penso che sia orologio, questa sembra una mucca, non so cosa sia, questa è una faccina che sorride,
questa F, una X, C. Vediamo che cosa sono, uno alla volta, sono completamente ignoti. Allora, time. Questo è per regolare l'ora, sarà. Vediamo. Solo le 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13, 14. Non è molto facile regolare l'ora con l'ora che scrolla, eh? Però 14, 15. Ci siamo quasi al prossimo giro. 16. E ora i minuti. Che sono le 22, 18, 19, 20, 21 e 22. Vediamo se l'ha preso. 9, 12. 21, 22. Perfetto. Usciamo dall'orario, dalle impostazioni e ora segna le 16 e 22, che è l'orario corrente. Torniamo alle impostazioni e vediamo un po' cos'altro ci offre. Abbiamo questo che è l'ora, successivamente abbiamo la data, dovrebbe essere la data questa, 2000 è l'anno, Duemila e 16, 17, 18, 19, 20, vediamo se l'abbiamo preso. 2020, andiamo avanti. 01 91 01 06 07 08 09, vediamo se è il mese, il primo, il giorno. 12, 12, ok, il mese, per cui 5, 6, 7, 8, 9, 12, e il giorno, che è il 6 settembre, per cui 08, vabbè, è venuto agosto, 06 16 24, perfetto. Poi ok, il formato, questo è il formato, a 24 è formato, fa vedere. Vabbè, pallino pieno, pallino vuoto. Allora, quello è l'allarme. Quello che abbiamo visto prima, questo qua è l'allarme. Così è spento, così è acceso. Poi abbiamo formato 24. Allora, quello con la X strana, questo solo il tempo, temperatura, tempo e temperatura e data, tutte le cose possibili, lasciamo tutto. Poi questo è il color effect, tutti i gradienti, colori che vanno su e giù, rainbow, right and wrong, e automaticamente questo qui, va bene. Poi abbiamo il, questo è il voice control, forse. A, automatic, per aggiustare automaticamente la luminosità. Però io direi che
ci possiamo accontentare di quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, poi ha in Music Spectrum Display Mode Short Touch Switch Set the Spectrum Effect. Ok. In Full Color Auroral Mode. Andiamo negli effetti giusto per vedere un attimo. Questo è il realizzatore di spettro. Passiamo a quello dopo, che è questo. Ah, questo cambia il metodo col quale cambiano i colori. Poi vabbè, abbiamo l'ultima modalità, che è colori random. Con la velocità regolabile, 2-3 velocità. Bene ragazzi, dai. Che dire? È un oggetto che ha il suo che, okay, dai. Fa tante cosucce. Aspettavo proprio di varietà di colori, visto che c'ha dei LED RGB, ma probabilmente non riescono a pilotarli RGB e li stanno pilotando, secondo me, R e B, cioè solo rosso e blu, e tutte le combinazioni tra rosso e blu. Non mi sembra di vedere il giallo, perché sennò avremmo visto anche il bianco, il verde, avremmo visto altri colori, e invece... Ecco, qua abbiamo settato di far vedere data, temperatura, ora, per cui sto facendo vedere 16 e 30, che è l'ora. Poi dice 30 gradi, centigradi. Mese 8, giorno 6, perché ho sbagliato prima inserire il mese, doveva essere 9. E poi TH, Tuesday. Ovviamente è sbagliato il mese, quindi è sbagliato anche il giorno della settimana, perché oggi è Sunday. Bene, dai ragazzi. Dai, tutto sommato, devo dire che questo oggetto... Non so se lo metterò qua vicino ai miei altri orologi che ho realizzato. È un po' grossino. È molto colorato, però ha il suo fascino anche lui, dai. Sì, dai. Operazione conclusa. Io direi che possiamo chiudere anche qua questo veloce episodio conclusivo relativo a questo oggetto, che è iniziato un po' più complicato del previsto, e però il finale è stato più veloce. Però è meglio averlo separato comunque su due episodi, per consentire di realizzarlo anche per voi con calma e di vederlo al meglio. Bene amici, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like e di condividere il video e di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella che trovate qua in cima, in alto a sinistra, alla vostra destra insomma. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!